Stati Uniti, partita la retata anti-migranti irregolari, Trump intanto attacca 4 deputate democratiche di origini straniere. Tornino da dove sono venute. Monia Venturini. Da settimane il presidente Trump annuncia deportazioni di massa. Ad oggi qui non è successo niente di tutto questo, dice il sindaco di New York De Blasio. Le retate contro gli irregolari sono partite nel fine settimana, ma l'esito è stato molto meno clamoroso di quello che ci si aspettava. Nel mirino degli uomini dell'Agenzia Governativa per il Contrasto all'Immigrazione Clandestina ci sono da subito 2.000 persone schierate come criminali che hanno trovato rifugio nelle cosiddette città santuario, ovvero quella guida democratica come New York che si rifiutano di applicare le norme della Casa Bianca sull'immigrazione. I rimpatri vanno a rilento e su Twitter il presidente Trump torna ad attaccare 4 deputate democratiche in grande ascesa. Vengono da paesi catastrofici, più inetti al mondo, scrive. Perché non tornate da dove siete venute? Lì hanno bisogno di voi. And what was worse about this, Mr. Chairman? Trump si riferisce ad Alexandra Ocasio-Cortez, nata nel Bronx, New York City, origini portoricane, Rashida Tlaib del Michigan, Ayanna Presley, afroamericana del Massachusetts, e Ilhan Omar del Minnesota, somala, rifugiata da piccola negli Stati Uniti e cittadina americana dal 2000.